Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parliamo dell'importanza del riposo e dell'alimentazione. Cantare in libertà. Se abbiamo mangiato male, pesante e magari abbiamo dormito anche poco, le nostre attività quotidiane saranno rallentate. Se facciamo sport non avremo la stessa efficienza, se abbiamo un hobby, insomma tutto quello che noi facciamo durante la giornata sarà rallentato. Siccome il canto è un'attività comunque che rimane un'attività anche fisica, perché il corpo canta tutto, dobbiamo stare attenti anche a riposarci bene e a mangiare adeguatamente. Altrimenti anche una semplice battuta di un amico non la capiremo. Ragazzi, sapete qual è il colmo per un falegname? Andare in giro con la moglie tutta scollata. Se soffri di reflusso, ovviamente io ti sconsiglio di assumere, soprattutto prima di cantare, cibi come la cioccolata, il pomodoro, la menta, il limone. Cibi troppo aspri che creano questa acidità. Cerchiamo di evitare anche bibite troppo gassate o l'alcol, perché non fa assolutamente bene. Se tu invece non soffri di reflusso gastroesofageo, puoi mangiare di tutto, ovviamente fallo in quantità ridotte. Ovviamente anche questa è una cosa molto soggettiva, quindi ognuno si conosce e si comporta di conseguenza. Se io non soffro di diabete, posso mangiare tutti i dolci del mondo. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.